Allora, si va a casa. C'è la notturna in Parlamento. Prego. Ecco, il Parlamento si è serata agitata. Credo che sia interessante notare come la maggioranza sta continuando a lavorare, lavorando anche di notte per portare a casa i risultati. E credo che sia una cosa bella, positiva. Stupisce che ci sia chi esprime non tanto un dissenso, che è corretto, legittimo, non pensare allo stesso modo, ma che siccome ha le idee in minoranza prova a fare ostruzionismo, a fare tentativi di blocco. Però la nostra maggioranza non si blocca, abbiamo promesso di fare le riforme, le facciamo e quindi molto bene, avanti tutta. L'emergenza Libia, che è un'emergenza europea, ha riscontrato tra i partner europei una sponda per poter affrontare al meglio l'emergenza Libia, per non far diventare il Mediterraneo un cimitero? Se devo dirla tutta, penso sia un'emergenza internazionale, non più un'emergenza europea. Io ho detto che al tavolo del Consiglio europeo era giusto e doveroso che ci fosse la posizione italiana, per la quale la Libia è un grande problema del nostro tempo ed è un problema da risolvere con decisione e determinazione, probabilmente anche con un impegno ulteriore. Abbiamo visto che ciò che è accaduto intorno al tentativo di Bernardino León, l'inviato delle Nazioni Unite, non è stato sufficiente, quindi c'è bisogno che con la leadership delle Nazioni Unite ci sia un tentativo più forte. L'Italia è pronta a fare la propria parte. Grazie ragazzi, buonanotte a tutti.